Buongiorno ragazzi, e ci siamo appena svegliati e ci siamo svegliati in un posto fantastico. Siamo arrivati ieri sera, erano intorno alle 10, quasi al limite del coprifuoco. Siamo riusciti a trovare questo posto e adesso ragazzi vi faccio vedere dove, vediamo un po' chi indovina. Thank you.
facciamo una bella passeggiata intorno al lago, tutto l'anello, almeno ci proviamo a fare tutto l'anello, poi vediamo. Sulla terrazza del lago, guardate il posto, un posto fantastico, ragazzi. C'è una piccola cappella. La chiesa di Santa Maria del Lago. Buongiorno. Buongiorno. Luca, buongiorno. I capelli. Lo devo tagliare. Oh, un bicchierino di Adesso, ragazzi, proveremo a salire lì sopra, che ci dovrebbe essere un bel vedere, dove si dovrebbe, scusate il gioco di parole, vedere la forma del cuore di questo lago.
credevamo che questo sentiero finisse dopo poco in un posto panoramico, invece è un bel sentiero per fare una bella escursione che dura quanti chilometri? È lungo? 4 chilometri mi sa solo per la chiesa. Ah, quindi sono su più di 5-6 chilometri. Quindi adesso il fiato c'è un po'. Proviamo ad andare avanti, se riusciamo a raggiungere l'eremo e poi vediamo cosa, se proseguire oppure tornare indietro. È bello organizzato questo percorso. C'è anche una panca naturale, ragazzi. Eccola qua. Allora, non so se siete stati attenti, avete visto il video di quando siamo arrivati all'eramo e il panorama del lago. Non è vero niente, ragazzi. Ci abbiamo rinunciato, ma non perché non ce la facevamo, forse è una scusa, ma semplicemente perché non facciamo in tempo a tornare al camper per l'orario di arrivo dei nostri amici. Quindi sembra brutto non farci trovare a casa, allora abbiamo deciso, torniamo indietro e proseguiamo un altro giorno. Comunque anche da qui, ragazzi, è uno spettacolo tutto questo panorama del lago. Vedi che essere un po' più pesanti c'ha pure i suoi lati positivi. E nonostante la pioggia siamo riusciti, abbiamo cucinato la nostra carne, adesso ci mettiamo qui. Siamo tutti vaccinati, siamo tutti con i certi... Sì, con i carboni ci siamo vaccinati. Noi col pollo là ci siamo vaccinati. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Buongiorno ragazzi, ci siamo svegliati da poco, abbiamo già fatto colazione. Questa mattina, come potete vedere, c'è un bel sole, però c'è un venticello molto freddo rispetto a ieri, che era un venticello un po' più caldo. Ci sono circa 16 gradi e devo dire che una notte abbastanza tranquilla, però un po' movimentata, nel senso, cioè, la notte tranquilla, ma fino a una certa ora, perché verso le 4 e mezzo questa mattina è cominciato a suonare un allarme, che però non era un allarme, almeno io credevo che fosse un allarme di un camper, perché oggi ci sono diversi camper, guardate un po', ma non proveniva dal camper l'allarme, ma bensì da, guardate un po', da questa struttura che è un hotel, Park Hotel, che sinceramente è chiuso. Non sappiamo adesso se, non ho capito bene se è chiuso per via del Covid o è una struttura ormai abbandonata. Comunque sia, l'allarme di questa struttura questa notte è iniziato a macchina. Quest'allarme questa notte è iniziato a suonare verso le 4 e mezzo. Un attimo che passano un sacco di macchine e pensiamo che sia stato per colpa del vento che avrà fatto muovere qualcosa, perché questa notte c'è stato ci sono state delle raffiche di vento molto forte, infatti il camper ogni tanto ballava e quindi
tranquilla la notte, perché è qui una zona tranquilla, però movimentata per via del vento e di questo allarme. E poi c'era, adesso vi faccio vedere, il cigolio continuo di un'altra cosa. C'era il cigolio continuo di questa tabella della fermata dell'autobus, in pratica, sì, che si muoveva. Adesso vi faccio vedere. Questo rumore tutta questa notte, e quindi devo dire, ci siamo svegliati presto, abbiamo fatto colazione e adesso volevamo fare un'escursione qui in zona, ma siccome è molto freddo abbiamo deciso di partire e direzione Roccaraso. Farò una strada che non ho mai fatto prima e quindi vediamo un po'. Poi pensiamo di fermarci a una certa, se il tempo è bello ci fermeremo per pranzare e poi ripartiremo per casa. Quindi vi do l'appuntamento a più tardi. Ciao ragazzi. Questo, ragazzi, è il lago di San Domenico. Ci fermiamo 10 minuti qui per vedere un po' e poi ripartiamo. Troviamo all'eremo di San Domenico.
Adesso andiamo a vedere una cascata, ragazzi, una cascatina, una cascatella, com'è che si dice, ma qui non si vede con la GoPro, là in fondo, adesso andiamo. L'acqua, ragazzi, che arriva da su, da sotto il terreno, e sfocia qui, formando questa piccola cascata. In fondo c'è il nostro camperozzo parcheggiato, adesso torniamo in viaggio verso, boh, non lo so, strada facendo, vediamo. Ciao Chetta, ciao, ho salutato, l'ho visto. La prima galleria scavata nella roccia e lasciata così a nudo, ci siamo, giusto giusto ci si passa, e quindi sono le gole del Sagittario.
quest'altra galleria della roccia, troppo bella ragazzi. Posso fare qui? Non va solo il flex. Troviamo al centro di Sulmona. La particolarità di Sulmona qual è? Che ci sta di buono qua, Fedri? Beh, come siamo abituati quest'ultimo periodo, la cosa strana è vedere questi posti così belli, turistici, come lo è Sulmona per via dei suoi confetti buonissimi, tutto vuoto. Molti negozi sono chiusi e gente purtroppo ce n'è ancora poca in giro e veramente un peccato, sì. Ragazzi, ci troviamo in un negozio fantastico, sto mangiando perché c'ho... la signora gentilissima mi ha offerto un confetto, sono tutti fiorellini, progettini fatti con i confetti di Sulmona, uno spettacolo ragazzi, guardate un po' che roba. Comunque il confetto è buonissimo, eh! Grazie! Salve, grazie! Grazie! Siamo qui al negozio di William Di Carlo, al centro di Sulmona. Ve lo consiglio ragazzi, ciao!
troviamo sulla piana delle 5 miglia. Adesso ci fermiamo per il pranzo sotto Monte Pratello. Ci troviamo a Rivisondoli, esattamente sotto gli impianti da sci di Monte Pratello. Ci siamo. Pensavo di aver schiacciato una cacca, ma invece solo un po' di terreno bagnato. Allora, adesso ci siamo fermati per il pranzo. Siamo arrivati da Sulmona, siamo arrivati qui a Monte Pratello. Pranziamo, ci prendiamo un caffettino e poi piano piano ripartiamo per casa. Siamo pronti per mangiare. Insalata, pollo e salsiccia. Caffettino al volo, perché abbiamo terminato il caffè in camper e quindi siamo fermati alla prima area aperta per il caffè e siamo già su strada verso casa. Buono il gelato? Ma non è il cattivo tempo, ma non è successo. Sta arrivando il cattivo tempo. Tre giorni senza pettinarmi i capelli. Tre giorni senza pettinarti i capelli. Si vedono. Va bene, si riparte, ragazzi. Ciao, alla prossima.